è attratto da forme, dalla bellezza e dalle tecniche artistiche da sempre. Questo lo ha condotto per gradi alla realizzazione di opere e la piazza. Buongiorno a tutti, diamo oggi uno sguardo alla mostra personale di Paolo Severini, Pittura, presso l'Alessandria Palace Museum Hotel di Pesaro, che va dal 24 febbraio al 2 marzo e che ho il piacere di presentare. Severini entra in Accademia nel maggio del 2022 con la sua inconfondibile riservatezza e squisita discrezione, come è proprio di coloro che frequentano la vera cultura. Si affaccia con una serie di opere gioiello nell'anno accademico espositivo dell'AIAM, segnando il passo al ritmo di ascolto delle sue opere. Sì, perché se ragioniamo è l'autore infatti che stabilisce il ritmo di ascolto della propria creazione a partire dall'esperienza del tempo intimo che lo attraversa nell'esecuzione dell'opera, mentre noi, che sappiamo di avere in realtà infinite porte di attenzione per percepire l'evocazione che l'arte ci trasmette, sentiamo che la scelta di Severini possiamo paragonarla con la nostra sensibilità ad un adagio di Albinoni, pacato, sublime, narratore di note su istanti eterni del tempo, proprio guardando queste sue rappresentazioni misteriose ed enigmatiche. Ad un primo sguardo l'occhio si sofferma con gusto sulla bellezza dei soggetti rappresentati, sui giochi di luce che inondano la tela, proiettando immediatamente la nostra memoria a istanti vissuti che ciascuno di noi ha sperimentato e lontani ricordi. Ad esempio ricordiamo quell'opera bellissima intitolata Varenna, verso Villa Monastero, o le gocce fresche di un frutto rotondeggiante nell'opera One Apple a Day. Sono opere che suscitano sensazioni sottili e che accarezzano le forme dipinte danzando fluttuanti proprio come una musica, ecco il paragone con l'adagio di Albinoni. L'artista Severini, dobbiamo ricordarlo, nasce a Pesaro nel 69, emancipa fin dall'infanzia uno spirito precoce di osservazione degli aspetti figurativi della realtà. È attratto da forme, dalla bellezza e dalle tecniche artistiche da sempre. Questo lo ha condotto per gradi alla realizzazione di opere che abbiamo al nostro cospetto nella mostra e che sono il frutto dell'attraversamento della sua esperienza e solamente nate dal suo modus interiore.
Egli infatti ammette di avere un rapporto di regale rispetto per la natura, in special modo per l'arte della fotografia, diretta riproduzione del vero. E qui si gioca la scelta espressiva di Paolo Severini. Infatti si rivolge all'immagine fotografica come matrice di ispirazione fondamentale da cui partire, per poi spostarsi dalla mera rappresentazione e varicare quel confine che va oltre l'immagine e entra appunto nel tempo. Ma se ricordiamo nella storia dell'arte ciò che avvenne agli albori del Novecento, quando con l'avvento della fotografia nella storia, il periodo storico-artistico fu veramente rivoluzionario, e grazie a questa scoperta si assiste ad una flessione dell'arte in quel periodo che spinse gli artisti a cercare nuove forme innovative di rappresentazione e quindi orientarsi verso l'astrattismo, la liberazione del segno e poi l'astrazione. Mentre invece nel tempo presente assistiamo con artisti come Severini a una nuova amicizia fra pittura e fotografia, non più lontane o in opposizione o in conflitto fra di loro, ma in realtà unite per lo stesso fine, quel fine di raggiungere la perfezione del bello in natura e catturarne lo splendore. Due sorelle, pittura e fotografia, che si fondono rincorrendosi e dando vita a questo nuovo fenomeno epocale che potremmo definire iperrealismo e che in Severini emerge con particolare distinzione. Declinato però con un gusto molto personale che potremmo definire quasi metafisico. I suoi passaggi sulla tela sono considerati da lui stesso tempi, ossia vere esperienze intime, percorsi mentali attraversati nell'arco di tempo del momento dell'esecuzione. Quindi un'esperienza interiore in cui l'artista fa esperienza dell'esecuzione in un tempo che sembra quasi appunto fuori dal tempo. È un'interpretazione suggestiva del processo artistico che ben descrive l'ansia di catturare la bellezza fuggente, riprendere quel concetto che nella letteratura dell'Ottocento fu ben descritto da Keats, che lui stesso ha citato nella brochure che fa da sfondo a questa bellissima mostra, e che parla appunto del cogliere l'attimo fuggente, cogliere la bellezza che fugge e che invece l'animo umano desidera catturare. Se dovessimo fare anche un confronto con artisti importanti della storia dell'arte, è inevitabile il confronto con Edward Hopper, il maestro americano dei tagli di luce nel declinarsi delle ore del giorno. Ecco, dal confronto fra questi due artisti, il Severini contemporaneo e l'Hopper degli anni 40, e le stesse ferite di luce che in entrambi si insinuano, possiamo notare proprio questi aspetti comuni, i silenzi dell'attesa, del sogno, le aspettative, le speranze celate dietro il pereggiare di stanze solitarie e fra tutti la suggestione di una rappresentazione che parte da un soggetto statico nello spazio ma che diventa simbolo di un sentimento celato, nascosto nei recessi più segreti dell'anima. Ecco quindi che nelle opere che abbiamo dinanzi vediamo questi cristalli iridescenti, le biglie garrule, le rifrazioni sul desco, i giochi d'acqua, altro non sono che strumenti di narrazione del palcoscenico interiore, quasi un sogno sognato, un palcoscenico vagheggiato, di luce in luce, di sguardo e di cielo in cielo. È un rincorrersi di fasci di energia che come dal cuore passano all'iride, dall'iride alla materia presente, e da quest'ultima alla scena del mondo, come se dalla crosta terrestre fosse stata lo spacco, l'apertura di una ferita e come dardi di luce amante fuggissero da essa con accecante purezza
laddove erano custoditi nelle viscere della terra stessa come nell'anima dell'uomo. E con questo paragone vi saluto e grazie per la vostra attenzione.